Nasce in Campania un progetto unico in Italia per l'adozione sociale delle vittime di racket e usura, un progetto promosso e finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del POR 2014-2020, curato da SOS Impresa Rete per la Legalità e Confesercenti Campania. Il commissario antiracket e antiusura della Regione Campania, Franco Malvano. Abbiamo pensato, dopo altri esperimenti e altri progetti che abbiamo sostenuto, di proprio formalizzare, ufficializzare l'adozione. L'adozione significa che le persone che sono a rischio, le persone che sono probabili vittime di usura e estorsione, ma anche persone sovrindebitate, questa è una novità, possono avere dei riferimenti in modo tale che dopo il primo contatto con queste persone si crea un tutoraggio. Nasce l'idea di istituire la figura del tutor di prevenzione e solidarietà a favore delle vittime o delle potenziali vittime. Ecco il commissario nazionale di governo per il coordinamento dell'iniziativa antiracket e antiusura, Anna Paola Porzio. Lo Stato, non ha nessun piacere nel momento della repressione, è chiaro che lo deve fare, ma quanto è meglio arrivare prima. E allora arrivare prima significa fare tutte queste cose che Confesercenti sta mettendo in piedi insieme alla Regione Campania. Anzi, può essere un modello. Adesso vedremo i risultati di medio termine del progetto, ma io sono sicura che questo possa essere un modello esportabile in tutte le altre regioni. Confesercenti Campania è da sempre al fianco delle imprese e tra i promotori dell'iniziativa il presidente campano Vincenzo Schiavo. Con SS Impresa, che è la nostra struttura di Confesercenti nazionale, che è presente sul nostro territorio interregionale, oggi abbiamo, grazie alla Regione Campania, il primo progetto in Italia per dei fondi che garantiscono all'imprenditore sotto usura e sotto racket di poter avere l'opportunità di trovare dei soldi disponibili per continuare la sua attività e poterla rilanciare nel mercato libero.